l'Egitto non poteva esistere senza il suo faraone. Fin dalle origini del paese, il sovrano ne incarnava l'unità, gli assicurava la protezione degli dei e ne favoriva il benessere. Nelle sue diverse forme divine, la forza magico-religiosa del faraone garantiva il flusso regolare della piena del Nilo, la crescita delle piante, il benessere del bestiame, la fecondità delle nascite, la forza degli eserciti, la sicurezza del paese, il ciclo delle stagioni e persino il sorgere del sole. Era lui il garante dell'ordine e dell'armonia del cosmo, tanto di quello universale quanto di quello più legato alla vita quotidiana. Egli era il vertice unico di tutta la piramide sociale e il suo potere era assoluto. Era considerato molto più che un uomo e anche molto più che un grande sacerdote o un semplice mediatore con gli dei. Forse, o almeno in alcuni periodi storici, da vivo era ritenuto egli stesso una divinità a pieno titolo, o almeno qualcosa che si avvicinava molto a questa concezione. Probabilmente appariva tale agli occhi dei suoi sudditi. Certo, il suo destino ultraterreno era la permanenza tra gli dei, poiché la morte lo poneva sul loro stesso piano. La parola faraone viene dall'egizio per Ao, che significa casa elevata, e indicava il palazzo reale, non il sovrano, almeno fino al primo millennio avanti Cristo. È in quest'epoca che il senso si traslò, un po' come accade quando usiamo Quirinale o Santa Sede per indicare il presidente o il papa. Nella Bibbia, in certi passi, il termine viene utilizzato come nome proprio del sovrano. La raffigurazione del faraone assunse, già dalla prima dinastia, i caratteri tipici che l'avrebbero accompagnata per tutta la storia egiziana, fino ai faraoni greco-romani. Il sovrano è rappresentato con un corto e stretto perizoma, legato alla vita con una cintura dalla quale pende una coda. Il mento è ornato di una barba posticcia dritta, legata con due nastri. In testa porta una corona, di solito quella rossa dell'Alto Egitto, quella bianca del Basso o quella duplice che le unisce entrambe. Spesso, accanto al sovrano o sotto di lui, in posa da combattente o assiso sul trono, vengono raffigurati i nemici calpestati o il loro simbolo, i nove archi, ossia le nove razze, che per gli egizi rappresentano l'intero genere umano. Nelle figurazioni il re si distingue sempre per una serie di attributi, come scettri e altri ornamenti, che lo differenziano dagli uomini comuni e ne sottolineano la qualità soprannaturale. Tutto l'Egitto apparteneva al faraone, vertice delle cose sacre e di quelle profane. Rispetto a queste ultime, ma una divisione troppo rigida non rispecchierebbe la mentalità egiziana, il sovrano era l'incarnazione della giustizia ed emanava leggi e decreti. Infatti non esistevano né una legislazione stabile né tantomeno organi legislativi al di fuori del re e dell'autorità che da lui stesso propanava attraverso i funzionari. Egli era il punto di riferimento di tutta l'amministrazione statale e questo era un aspetto particolarmente delicato e importante in funzione della conservazione dei raccolti e della gestione dei campi agricoli dopo le piene del Nilo. Era poi colui che garantiva l'ordine, la sicurezza e la potenza dell'Egitto, come capo delle forze armate destinate a proteggere il paese sottomettendo gli stranieri. Questo aspetto, evidente fin dai tempi antichi e molto sviluppato durante il Medio Regno, fu particolarmente accentuato nel corso del Nuovo Regno, un'età di costante impegno militare. L'elemento più importante del potere regale era però quello sacrale. Il faraone si rapportava in maniera diretta con tutti i principali dei e in qualche modo li incarnava. Egli era Maat, la dea della giustizia che garantiva l'ordine. Era Osiride, a sua volta considerato il primo faraone, che rappresentava i territori del paese e regnava sui destini ultraterreni. Era il dio Sole Ra, di cui era considerato figlio carnale, che splendeva sull'Egitto donandogli potenza. Era Horus, il dio falco, egli stesso sovrano d'Egitto. Era Min, il dio della fecondità. Era Api, il dio del Nilo.
Per questo aveva numerosi obblighi cerimoniali e la sua vita era scandita da impegni ben definiti nella capitale e in giro per il paese, quando, come capo degli eserciti, non guidava di persona le armate lontano dall'Egitto. Numerose cerimonie riguardavano non solo gli dei, ma anche il faraone stesso. La prima era quella dell'incoronazione, un momento determinante per gli equilibri del cosmo egizio. Di solito, se possibile, l'intronizzazione avveniva a Capodanno, cioè quando sorgeva la stella Sirio, che segnava l'inizio delle piene del Nilo. Ogni nuovo anno avveniva la riconferma, con appositi riti volti non solo a rinsaldare il potere del faraone, ma ad assicurare di nuovo l'equilibrio del cosmo. Ogni 30 anni di regno si teneva la cerimonia dell'Ebsed, il giubileo regale considerato la maggior festa del faraone, della durata di 2 mesi, tanto che alcuni bararono, celebrandolo più volte anche prima della scadenza dei 30 anni. In essa il sovrano doveva ribadire la propria possanza fisica e magica, esibendosi in una corsa rituale e nel sollevamento del pilastro dell'universo, detto Jed. Con tali riti la sua forza si rigenerava e il conto degli anni ripartiva da zero. Un ruolo importante nella vita del faraone spettava alla famiglia. Il sovrano aveva accanto la grande sposa reale, che trasmetteva la discendenza divina all'erede del faraone. Questi, di solito il figlio maggiore della regina, poteva essere chiamato dal padre ad affiancarlo come correggente, mentre se il sovrano moriva quando l'erede era piccolo, generalmente era la regina ad assumere la reggenza. Il faraone disponeva di un vasto harem, che ricopriva anche un ruolo diplomatico. Le unioni con il sovrano rafforzavano i legami nella classe dirigente egizia e con i governanti dei paesi stranieri. Nello svolgimento delle sue funzioni, il faraone era coadiuvato da numerosi funzionari, amministratori, sacerdoti, generali, inservienti, mentre il suo braccio destro era il visir, ma tutti erano infinitamente distanti dal trono. I sovrani egizi erano ricoperti di simboli che testimoniavano potere, legittimità, stabilità, rapporto con gli dei e con il territorio. Si dava grande importanza alle corone come simbolo di regalità e anche quali oggetti impregnati di potere. Venivano chiamate le grandi maghe. Anche gli dei le indossavano, spesso caratteristiche di ciascuna divinità. Il faraone portava diversi diademi, secondo le circostanze e il significato di ciascuno di essi. Gli archeologi non hanno mai rinvenuto alcuna corona, probabilmente perché erano deperibili. Non si sa esattamente quali materiali fossero usati per fabbricarle, ma forse anche perché esse non venivano sepolte con i sovrani, bensì tramandate di re in re. In età classica, il sovrano portava 2 scettri, probabilmente legati alle attività fondamentali dell'economia egizia di base, agricoltura e pastorizia, mentre anticamente impugnava una mazza. Aveva poi una coda di toro, ma originariamente forse di cane o di lupo, legata al gonnellino e una barba posticcia. Tutti oggetti che non si limitavano ad avere un valore simbolico, ma si riteneva possedessero anche un efficace potere magico.